Ciao ragazzi, allora come vi ho scritto stamattina finalmente ho trovato il tempo di girare un tutorial, tanti di voi me l'hanno richiesto, c'è anche chi mi ha fatto una richiesta in particolare, tipo Caterina, che ti saluto, ciao bella, mi ha richiesto insomma un trucco che va bene da cerimonia, una ragazza mi ha chiesto come applico l'eyeliner, infatti in questo tutorial faccio vedere anche come faccio la riga di eyeliner e la tecnica che utilizzo io, e un'altra ragazza su Facebook mi ha chiesto se potevo insomma realizzare dei trucchi che vanno bene anche per le ragazze giovani. Allora, e insomma per questo tutorial ho deciso di accontentare un pochettino tutte le richieste e ho pensato a uno smokey eye intramontabile, ovvero quello con i toni del grigio, bianco e marrone, che tra l'altro mi avete visto anche la foto su Facebook, e tante di voi mi hanno chiesto se potevo insomma girare il tutorial, ed eccolo qui. E vi faccio vedere subito i prodotti che ho utilizzato per questo trucco. Iniziamo con la base viso. Per quanto riguarda la base viso, sto utilizzando la mia solita base illuminante della Debby, perché fa parte del mio progetto smaltimento prodotti, quindi la sto utilizzando per terminarla. Come fondotinta ho utilizzato questa qui dell'Axia Beauty, che avete sentito insomma varie recensioni, insomma già ve ne ho parlato di questo fondo, lo trovo molto molto valido e l'ho utilizzato per questo trucco. Poi come correttore ho utilizzato questo qui di Kiko, il Natural Concealer, questo qua piccolino, e insomma come base ombretto ho utilizzato la mia solita base della Essence, le Love Stage. Poi per questo trucco vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Innanzitutto ho utilizzato il Pearly Stick Shadow della Deborah, la colorazione è la numero 10, questa qui argento, e poi per questo tutorial qui ho voluto utilizzare, benissimo, mi è caduto un prodotto, un attimo solo, perché è importante. Ok, ce la possiamo fare. Ho utilizzato questa palettina qui. Infatti, il bianco l'ho preso da questa palette, il marrone e il colore nudo per illuminare l'arcata sopraccigliare. E quindi ho utilizzato questa palettina qui. L'argento invece ho utilizzato questo Mono di Catrice, che fa parte della collezione Pure Chrome, ed è un bellissimo argento, molto molto pigmentato. Poi, cos'altro? Come eyeliner ho utilizzato il mio classico eyeliner in gel di Essence, che adoro. La matita ho utilizzato questa qui marrone di Rimmel, purtroppo non vi so dire il numero perché, come potete notare, è minuscola, si è cancellato, quindi non vi so dire. Ah no, sta qui la 011 Sembl Brown della Rimmel, che è buonissima, infatti si vede. E come mascara ho utilizzato la mia combo, che adoro, le Love Extreme, e il Top Coat di Kiko, questo qui volumizzante. Poi mi sono dimenticata nella base, come una cretina, la base viso, la cipria, ed ho utilizzato questa qui illuminante della Physion Formula, anche questa l'avete vista, ed è la beige della collezione Happy Booster. E poi come blush e terra ho utilizzato la terra della Glossip, che avete già visto, ed è la 02 Almond, questa qui matte, adatto insomma per il contouring. E il blush, questo qui della Beauty UK, bellissimo, con le varie tonalità di arancio, pesca, corallo, molto molto bello, e in più ha anche l'illuminante, insomma, infatti come potete notare è molto leggero come effetto. E per finire, anche se la foto insomma che pubblicherò di questo tutorial c'è, cioè sia la versione labbra scure con un rossetto insomma scuro, sia con questo gloss fucsia, insomma per alleggerire un pochettino il look, se non volete proprio uno di quei look belli belli intensi. Secondo me anche con le labbra fucsia è molto carino come effetto, anziché utilizzare il rossetto dell'Avon, se non sbaglio, in quella foto lì, che comunque a me piace come effetto, perché io adoro i rossetti scuri sulle labbra. Per chi invece non li preferisce, ho pensato di fare questa versione qui, che comunque le labbra sono colorate, perché questo rossetto qui della Beauty UK è un rossetto liquido, quindi comunque come potete vedere è molto pigmentato, lucido,
non appiccica e dura tantissimo. E questa è la colorazione, la numero uno pur pasha, che non si è visto insomma, quando ve l'ho inquadrata. E niente ragazze, io spero che, come, che il look insomma vi sia piaciuto. Ah, come matita all'interno dell'arcata sopracciliare? No, dell'arcata sopracciliare, che sto dicendo? Della rima interna, scusatemi. No, mi sto rincoglionendo. Ho utilizzato questa qui di Paola P lunghissima, che è ottima. Una ragazza, non mi ricordo dove me l'ha scritto, o su Facebook o su YouTube, mi ha scritto com'è questa matita. Ti assicuro, non mi ricordo il nick, perdonami. Ti assicuro che è ottima. Dura tutto il giorno, a me mi dura anche fino a tarda sera, dura più di 7 ore, non voglio esagerare. Io porto le lentine, non soffro di lacrimazione, però comunque la trovo molto molto valida. E per di più, se porti lenti a contatto è ottima, perché non sporca le lentine, perché ho visto che mi è andata a finire un poco sulle lentine, non me le ha sporcate, anzi è come insomma che se se ne scende insomma il colore, non lo so, è molto molto buona. Sono contenta insomma di questa matita qui ed è l'Eye Pencil 09, quella lì burro che mi ha regalato insomma Paola P in fiera. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze. Ciao ragazze. Allora, inizio con una base e utilizzo questa qui solita di Essence. L'applico insomma su tutta la palpebra. Poi prendo un ombretto in crema e utilizzo questo qui della Deborah, il Pearly Stick Shadow, il numero 10, quello lì argento, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Creando questa V finale, insomma, che va verso l'alto. Intensifico, insomma, l'ombretto. Qui si apre una finestra al computer e l'ho eliminata. Adesso vado a sfumare l'ombretto per evitare, insomma, che si fanno tipo quelle crepe antiestetiche bruttissime. Quindi vado a sfumare anche verso l'alto l'ombretto e utilizzo la palette de Balm perché nella prima parte dell'occhio vado a mettere Metallica, che è un bellissimo bianco shimmer per creare insomma luce allo sguardo. Quindi vicino al condotto lacrimale, nella prima parte dell'occhio vado a sfumare questo bianco shimmer molto molto bello. Adesso prendo questo Mona di Catrice che fa parte della collezione Pure Chrome. Purtroppo non vi so dire il numero preciso perché si è cancellato, come potete vedere, lo applico su tutta la palpebra mobile e lo vado a sfumare verso il bianco per creare insomma questo effetto con la sfumatura molto molto bello che va dal bianco al grigio argento, molto particolare. Vado insomma a intensificare l'argento. Adesso prendo la palette di The Balm e utilizzo Presto, che è un bellissimo marrone scuro, tipo terra bruciata, e con un pennello da sfumatura lo applico nella piega dell'occhio, ricreando una specie di V che piano piano andrò a intensificare. Qui applico, creo la V e applico il colore nella piega dell'occhio sfumando. Qui intensifico, come potete vedere, sempre la V e sfumo. Adesso prendo questo pennello qui delle Pixi V che utilizzo da sfumatura perché crea davvero in poche mosse delle sfumature molto belle e vado a sfumare il marrone verso l'alto, creando insomma una sfumatura che va dal marrone scuro fino al marroncino molto molto chiaro. Prelevo un altro po' di prodotto con il pennello da sfumatura e vado a creare insomma questa sfumatura particolare, che crea insomma queste varie gradazioni di marrone.
Poi prendo sempre la palette di Debalme, utilizzo Adagio, che è un color carne, e lo utilizzo per illuminare l'arcata sopraccigliare utilizzando un pennellino da precisione. Adesso vado a prendere l'eyeliner. Con l'eyeliner andrò a creare una linea che va sottile dal condotto lacrimale fino alla fine dell'occhio, escludendo insomma la codina, perché la codina poi la andremo a congiungere con il resto dell'eyeliner che abbiamo creato poco prima, con la riga insomma di eyeliner che creiamo prima. Spero, insomma, non ve lo so spiegare bene a parole, spero che si è visto bene il procedimento perché tante di voi me l'hanno chiesto e insomma mi sono impegnata per farlo e per inquadrarlo bene. Poi piano piano, sempre insomma, creando questa linea, potete anche spessirla, insomma, a modo come volete voi. A me piace questa forma e utilizzo spesso questa forma qui. Adesso vado a creare la codina finale. Ecco, insomma, unisco le due linee. Ecco fatto, molto molto semplice. Pulisco, vabbè, il pennello perché tengo tutta la roba sul letto, non ci fate caso. Adesso vado insomma ad applicare la matita, questa qui della Rimmel, vado a sporcare insomma le ciglia inferiori perché all'interno della rima andrò ad applicare una matita color burro e in particolare utilizzo questa qui di Paola P che è ottima, dura tantissimo, è sconvolgente la durata di questa matita e poi l'adoro perché non mi dà fastidio alle lentine. Come mascara vado ad utilizzare questo qui di Essence, The Love Extreme, il mio adorato. Sulle ciglia superiori che inferiori, poi come top coat mio solito vado a prendere questo qui di Kiko volumizzante, lo passo sia sopra che sotto. Trovo insomma che questo mascara rende tutto l'effetto più bello, più drammatico. Adesso vado a fare un po' di contouring e vado ad utilizzare la Terra di Glossip, questa qui matte, ed è la 02 Almond, l'avete già vista in vari tutorial. E utilizzo questo pennello che mi è uscito dal set viso delle Pixi Bu, che è davvero ottimo. Lo trovo molto molto valido per il contouring, ma